raccontami un po' questo tuo ritorno, cioè voglio capire se era una cosa, insomma, se hai aspettato magari un progetto, no, che ti ispirasse particolarmente, raccontami un po' come ti stai approcciando. Allora, no, mi sono approcciata, c'è stato qualche contatto, devo dire tramite amici in comune inizialmente, che comunque gravitano nel mondo della televisione, mi era stato chiesto, ma tu saresti interessata? Hai proprio chiuso? Non vuoi, sai, io no, non ho mai detto che ho chiuso, a me anzi piacerebbe tornare a fare dei progetti carini, aspetto, se c'è qualcosa ci sono. E Sky si è fatta avanti e abbiamo fatto delle chiacchierate in generale anche su altre cose, programmi diversi. E poi mi hanno proposto questo, ma me l'hanno proposto proprio, ti dirò, un mese prima di iniziare forse. Ed è stato, io sono fatto i salti di gioia perché ho pensato che figata. Devo dirti che è piaciuta mia madre è una che magari mi dice, sì, ecco una cosa mia mamma mi ha detto, non parlare sopra le persone. Boh, perché ne Verissimo. avevo altre due o tre. No, no, Dai. no. Tu che sei una vita da copertina, no? Alla fine, com'è essere invece la narratrice delle vite da copertina degli altri? Non faccio quello che non vorrei che fosse fatto a me stessa, nel senso che sono sicura che non farò arrabbiare nessuno e che comunque ci siano degli aspetti, per esempio, adesso te ne dico uno tipo la Carrà, insomma, che tutti pensano di sapere tutto della Carrà, invece ci sono delle cose belle della sua vita che ho imparato leggendo i copioni che mi hanno passato gli autori e secondo me è un gossip a favore quasi del personaggio, non è un gossip che va a dire delle cose che sono A sconvenienti. proposito, ti volevo chiedere qualcosa sulla raccolta della Dinamo, proprio in merito alla tua Sardegna, se mi dici qualcosa, perché insomma. Una marcia in più rispetto alle altre. Infatti, io quando ho fatto la diretta mi sono fatta piangere. Poi dovevo andare a cena, ho truccata e non ho pianto. Brava, che ti riesci a controllare. Però ero lì con gli occhi lucidi perché non mi aspettavo, a parte la raccolta fondi che è importante perché comunque ci sono delle persone che hanno delle esigenze subito, ti faccio un esempio, io poi ho sentito direttamente alcuni e quindi sono anche intervenuta proprio in maniera diretta. I fondi servono, ma serve molto di più quello che ha fatto il Banco di Sardegna, secondo me, ovvero dare dei tassi di interesse 1%, 0,0 all'inizio per il primo anno, poi l'1% per 5 anni, per dei prestiti. Fare il primo anno dei prestiti Sì, per sì, sì, sì. privati e per attività che sono andate fumo letteralmente, con un tasso allo 0%, per poi fare delle rateizzazioni anche di 5 anni all'1%. Sono stati messi a disposizione delle aziende e dei privati milioni, 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 non mi ricordo esattamente quanti, ma secondo me questa è guarda, l'ho detto a mio marito americano, ha detto, ma è una cosa pazzesca, è una possibilità, perché io penso che, ma a parte l'aiuto che poi può servire nell'immediato, bisogna ridare la dignità del lavoro alle persone, non tanto l'elemosina, no? Quindi bisogna spingere, aiutarle a rimettersi in moto, a rimettere in moto l'azienda e a lavorare. Perché mi ha rigorato in maniera, hanno Sì. bruciato i vigneti della mia famiglia, che mio padre ci ha lasciato, quindi immagino. Abbiamo Sì. perso un alberi di piante. Dicevo che No. quelle immagini sono dietro casa mia, cioè io vedevo le fiamme altissime davanti a casa mia. Con le immagini dal mare c'è casa mia e dietro ci sono le fiamme. È una roba terribile. Io avevo mia cugina col bambino neonato che era lì in vacanza, che stava chiusa in casa, che non sapevamo se dire, boh, rimanete lì o andate. Cioè, è stato come gli incendi della California. Eli, ti saluto con una domanda perché durante questo programma parleremo di tanti, si parla comunque anche di fenomeni di costume, ho letto. Volevo capire se c'è un personaggio, un programma televisivo che per te nella tua vita è stato particolarmente iconico, non necessario, cioè anche da spettatrice, eh. Il gioco delle coppie. Più iconico di questo. Puntata del gioco delle coppie con Mastrota e La Estrada. Predolin c'era all'inizio, vero? C'era Predolin, esatto. Una bambina degli anni 80. Anch'io.
Io sono cresciuta guardando quel tipo di intrattenimento lì, Festival Bar, Gioco delle Coppe, cos'è che c'era anche? Cacao meravigliato, ma ero piccolissima. Drive-In, ero piccola. Bello. Gioco delle Coppie. Drive-In, ovviamente, poi ho avuto la fortuna di lavorare con Ezio e con altri comici del Drive-In, praticamente con tutti, meno purtroppo che Gianfranco D'Angelo, che io amavo la follia, non ho mai incontrato, purtroppo. Però è stato veramente bello poter lavorare con loro, essendo cresciuta guardando il Drive-In.